Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, ben ritrovati su Dead by Daylight. Oggi per una partita con il sopravvissuto, che chi sarà? Sarà la nostra Claudette Morel. Vediamo se gioca qualcuno con noi. C'è una mia amica che speriamo accetti. Allora, vediamo se possiamo prendere qualcosa di utile. Ok, la mia amica è pronta. No, sembrava pronta ma non l'ha. Intanto ci prendiamo i nostri accessori, proviamo a rinvitarla. Se accetta bene, se non accetta continuiamo. Accetta, non accetta. È nei menu ma non è in lobby, quindi continuiamo. Si va da soli. Eccoci qua. Allora, per onestà diciamo che stiamo registrando. Game, perché se schiaccio la P ragazzi smetto di registrare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo curare completamente due stati di salute di altri sopravvissuti con la competenza conoscenze botaniche e un kit medico. Io il kit medico per il momento non ce l'ho, quindi presumo che faremo senza. Giochiamo con David, un'altra Claudette e un Jake Park. Caricamento ragazzi, ci siamo, attendiamo un secondino ancora e si gioca. Eccoci. Benissimo, siamo alla foresta rossa. Merda, siamo vicino alla porta, sarà meglio andare via velocemente. Io opto sempre per non stare vicino alla porta perché è il primo posto dove il killer viene a controllare. Che furbi. Eccola Claudette che pian pianello si avvicina, non so dove. Già sento rumori inquietanti. Lì c'è un'altra Claudette. Ciccia, dove andiamo? Oh merda, oh merda. Merda, merda. Merda, merda, ci ha già visto. Che fortunella che sono. Che fortunella. Ciao, Palè. Non si fugge. Così. Come se non ci fosse un domani. E mo ci prende. Probabilmente il killer è più schiappa di me. Seminato. Seminato. Forse, forse. Allora, il killer è l'infermiera. Perfetto che avete già attivato un generatore. Io ho fatto niente per il momento.
Sono solo fuggita. Perché non voglio nelle mie partite che registro far sempre la figura dell'asina. Questi rumori mi piacciono molto molto poco. Dai, va, buttiamoci. Via. Segui quell'altro, va. Vediamo di finire questo generatore. Brava Melissa, brava. Sei un genio. Mi scappo. Facendo tutto gli altri praticamente, oggi non faccio nulla, prendo anche un totem, va, visto che ci sono, visto che sono così bravi gli altri, perché devo lavorare qui. Neanche una parolaccia ho detto oggi. Non sono capace di fare i generatori. Com'è? Cos'è successo? Cos'è successo oggi di strano? Cioè, ma guarda che bravi ragazzi. Qui c'è un altro totemino. Siamo già a due e io non ho fatto una cippa. Sono bravissima. Ops. Cerchiamo di salvare almeno questa povera anima che è stata appesa. Porca vacca. Porca vacca. Porca vacca. Porca vacca, mi piglia, lo sapevo che mi pigliava male. Fa puttana. Ho detto, non dico parolacce fino alla fine. Qualcuno? Mi salvi? Cortesia? Siate umani? Siate umani? Mi piglia, dai, 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 devi, cazzo! Dai, David, curami, imbecille! Pirla! Che due pirla siete! Poveri. Bastarda! Ollami, ollami, zoccola, ollami, ollami. Amici del cuore, amici miei del cuore, dove sta l'altro? Qualcuno mi salvi. Jay, almeno tu, abbici pietà. Ehi. Questa che campera davanti. Grazie Jake, te voglio bene. Assai. Rodat, spostati, cazzo. Bestia. Bella figura. Fame come occhi questa. No! Povero.
ci caga un cane. Glowdad che sta arrivando, poraccia, su una zampa sola. Vamos, via. Andere. Oddio, hanno aperto la porta. Sono qua come una sfigata. Aiuto. Aiuto. Aprite. Che me lo sento come arriva da dietro. Mi danno sganassone, mammazza. Aprite sta cazzo di porta, maledetti. Bravi. Mo' quale hanno aperto. Amici, dove siete? Quale avete aperto? Amici, dove siete? Amici miei? Amici? Questa porta, ragazzi, ci salvammo così. Vieni, Claudette, che ti curo, va. Cincillo. Quasi faccio la sborona e tiro giù anche questo bancale, così, tanto per. Tanto per fargli capire che noi siamo qua. Ciao ciao, ciao ciao, infermiera, io scappo. Dai, scappo, che facciamo vedere ai nostri iscritti che una volta ci salviamo pure noi. Vieni, Jake. Jake. Vieni, David. Oh. Andiamo, andiamo, via! Ce l'ho fatta, ragazzi. Per una volta mi sono salvata. Perfetto. Io direi che mi fermo qua, perché per una volta voglio godere di quest'attimo di vittoria. Siccome ho portato 3-4 video su Dead by Daylight, ho sempre fatto una figura di merda, non è che mi sono particolarmente sforzata oggi, ho avuto la fortuna di avere dei bravi giocatori con me e ci siamo salvati, quindi vi saluto così,